Questo è il cruccio di tutti i terapeuti. Se il paziente non migliora, che faccio? Posto che ci sono 2,5 milioni di motivi se il paziente non migliora, ci sono anche dei dati molto interessanti dalla ricerca. Ad esempio, studi come quelli di Lambert, pubblicati nel bellissimo The Art of Soul and Chains, vabbè, ho messo la... dicono che se il cambiamento non arriva nelle prime 7-8 sedute, c'è un'altissima possibilità di successo, tipo il 90%. Questo è fondamentale, ragazzi. Se stai vedendo una persona da 7-8 sedute e non è cambiato niente o quasi, faresti meglio a rivedere i tuoi piani. Probabilmente dovresti inviarla a qualcun altro, comunque modificare completamente la tua strategia. Questo è il motivo per cui io dico a tutti i miei clienti che se non vedo cambiamenti per 3-4 sedute consecutive, io mi fermo. D'altronde, ragazzi, i dati sono dati, anche l'esperienza empirica mi mostra che se per 3-4 sedute consecutive non cambia niente, siete che sto toppando qualcosa, mi manca qualche pezzo e probabilmente nelle sedute successive non lo recupererò. Poi non è che mollo la persona così, ciao ciao, ci vediamo, se ne parla, spesso si trovano delle soluzioni insieme, però se non dovesse essere così, faccio come ha suggerito Milton Erickson. Metto in pausa il mio desiderio di onnipotenza, accetto i miei limiti e soprattutto libero la persona da una terapia che non sta funzionando. Ragazzi, io so, ho detto libero, una volta un commento, cioè libero, ma con quante bille dici, so de Roma, lo dico con tutte le bighe che me pare. Hanno capito? Una Caponzio, so de Roma, so de Anzio. Poi io non so manco de Roma in realtà, però vabbè, questa è un'altra storia. Ma detto questo, c'è qualcosa di pratico che puoi fare se il paziente non migliora? Ebbene sì, ci sono tre cose che puoi fare, anzi, meglio ancora. Infatti, proprio a seconda del punto della terapia in cui non migliora, cioè del numero di sedute che hai fatto, puoi fare delle cose differenti. Uno, se ti trovi tra la seconda e la quarta seduta e non vedi dei miglioramenti, quello che dovresti fare è andare a fare dei piccoli cambiamenti rispetto all'alleanza terapeutica. Questa la sappiamo un po' tutti, però tendiamo a scordarcela. I dropout delle primissime sedute sono generalmente legati all'alleanza terapeutica. Cioè, la persona è venuta ma non si è trovata bene, mettiamola così, ma in che senso? Nel video 4 modi per migliorare l'alleanza terapeutica davo già qualche idea. Infatti l'alleanza si fonda anche sull'avere un obiettivo condiviso, dei modi di fare terapia condivisi e anche un'immagine del ruolo del terapeuta, di come deve essere, che concordi con quella che ha in mente il paziente. Senza che vada a ripescare quello che ho detto in quel video, che nel caso ti puoi andare a rivedere, il punto cruciale rimane questo. Se nelle prime sedute cambia poco o niente, ti devi assicurare di tre cose. Che il cliente sia d'accordo con l'obiettivo da raggiungere o che magari l'abbia definito bene, che i metodi che utilizzi gli sembrino adeguati e sensati e che il modo in cui ti poni il ruolo che assumi si confà a ciò che lui si aspetta. Se invece ti trovi tra la sesta e l'ottava seduta e non ci sono dei miglioramenti significativi, allora devi pensare a dei cambiamenti più grandi. Ora, la cosa interessante è che in questi studi dicono così, prima ti dicono tra la seconda e la quarta e poi ti dicono tra la sesta e l'ottava, quindi se ti trovi nella quinta seduta e non ci sono miglioramenti sei spacciato, perché nessuno sa che cosa bisogna fare. A questo livello, tra la sesta e l'ottava seduta, probabilmente l'alleanza è solida, altrimenti il paziente sarebbe già salutato. Quindi quello che devi cambiare è qualcosa a livello di intervento. Magari devi fare delle sedute più ravvicinate, oppure di fare un lavoro che coinvolga un'equipe, oppure cambiare altri elementi della tua strategia. Non posso essere più preciso di così, perché puoi immaginare che tutto dipende dalla persona che stai vedendo e dal tipo di lavoro che state facendo insieme. Però il punto nodale è semplice. C'è qualcosa che non funziona in quello che state facendo, quindi devi cambiarlo. E se siete alla decima seduta o anche oltre, quello che serve è un cambiamento radicale. Se dopo 10 sedute non ci sono cambiamenti significativi, o cambi totalmente terapia, o cambi terapeuta. Eh sì, ragazzi, qua ti devi fare un bel esame di coscienza e devi prendere atto del fatto che probabilmente l'approccio che stai utilizzando non funziona per quella persona. Nulla di strano, ragazzi, le cose vanno così, gli studi ce lo dimostrano ed è il motivo per cui all'interno della nostra scuola di specializzazione in psicoterapia dell'Istituto ICNOS noi insieme ho 4 modelli diversi. Il motivo è che in questo modo il terapeuta è in grado di applicare modelli diversi a persone diverse a seconda delle esigenze e non trovarsi in questo impasse. Ovviamente si tratta di modelli che hanno delle epistemologie in comune, di tratti teorici in comuni, in modo che non devono saltare di palo in frasca come magari può succedere con alcuni approcci che sembrano integrati ma poi non lo sono. È un modo invece di riuscire a cambiare modo di lavorare a seconda di chi è di fronte, adattandoti a chi è di fronte. Se però non conosci altri modelli all'infuori di quelli che hai utilizzato fin lì,
E dovresti fare un invio. Non è che sei tu a non andare bene, è l'approccio. O magari sì, sei tu, chi lo sa. Però il punto è che è davvero diabolico insistere. Prendi atto che sei umano, come me, come i tuoi colleghi, come tutti gli psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, operatori di salute mentale, professionisti del mondo, e che non puoi aiutare chiunque, ovunque, in qualunque spazio. Questa la capiscono solo 4 persone, ma va bene così. Ecco qui, 3 suggerimenti, 3 per sapere che cosa fare, avere un'idea di che cosa fare quando il paziente non migliora. Migliorerei, che spero siano utili. Io li ho trovati molto utili perché è una buona bussola da seguire quando ci sentiamo bloccati e abbiamo bisogno di capire il perché. Tieni la mente nella tua pratica clinica e vedi come applicarli, perché di sicuro se quello che stai facendo non sta funzionando, cambiare strategia è la scelta migliore. Questo è il cruccio di tutti i terapeuti. Come si fanno i soldi su YouTube? Vabbè. Allora.